Sono trascorsi 18 anni da quando Controguerra iniziava a portare sulle proprie strade una competizione podistica che sembrava essere, come tante altre sul nostro territorio, spesso piccole manifestazioni destinate a rimanere nei propri confini o, nella peggiore delle ipotesi, a scomparire dopo poche edizioni. Invece a Controguerra, oggi, la corsa che ogni anno si disputa a novembre nel periodo delle castagne e del vino novello è diventata pian piano la gara più partecipata d'Abruzzo, che ha valicato il confine regionale italiano e anche europeo. Quest'anno prevediamo di forse riuscire a battere il record di partecipanti che abbiamo avuto lo scorso anno. La nostra è una manifestazione che cresce di anno in anno. L'anno scorso abbiamo fatto circa 3.000 partecipanti in tutte le gare previste e quest'anno è previsto un numero maggiore. La nostra è una gara internazionale FIDAL di 15 km, assieme a questa gara che è la gara principale, la gara tecnica, c'è anche un'altra gara di contorno che è la Mangia Long Run di 5 km e 5 ristori che già dall'anno scorso questa gara di contorno ha superato in termini di partecipazioni la gara ufficiale dei 15 km. E niente, quindi siamo felici di come stanno andando le cose, di quelli che sono attualmente le adesioni a questa gara. Speriamo sia una bella giornata e che esca una bella manifestazione. La Corsa di San Martino per noi è veramente un orgoglio come paese di Controguerra. Condividiamo questo evento come una festa. Oltre alla corsa agonista dei 15 km, mettiamo un'altra corsa di 5 km che noi la chiamiamo la Magna Longa, che in questa corsa si è a mo' di passeggiata, dove si fanno dei pit stop, quindi dei fermi, in cui c'è del ristoro, ci sono dei prodotti genuini con degustazione di vini che è adatto per le famiglie, a chi non vuole fare, vuole stare una giornata all'aria aperta, passeggiare in mezzo alle vigne, far esplorare e conoscere il nostro territorio.